Che sia fresca o secca, ripiena oppure no, all'uovo solo acqua e farina, di certo la regina delle cucine d'Italia è lei, la pasta. È indubbiamente la regina della mia cucina. Adoro farla, adoro mangiarla, sono una pastara per eccellenza, quindi sono proprio contenta di inaugurare con questo contenuto qui un'altra sezione dell'ABC della cucina felice, proprio quella della pasta. Nei tutorial che seguiranno questo, che è l'incipit, è il, diciamo, la teoria della pasta, vi mostrerò come realizzare diverse tipologie di pasta fresca e non. Attraversando l'Italia un po' geograficamente, immaginando di fermarci a mangiare un piatto di pasta per ogni regione, vedremo un po' che ce ne sono davvero di tantissime tipologie. Ogni regione, per non dire ogni provincia, ha una pasta che la rappresenta, più o meno farcita, più o meno ripiena, colorata e quant'altro. Se dovessi soffermarmi su quella che è la pasta per eccellenza concepita in Sicilia, sicuramente sarebbe una pasta povera a livello di ingredienti, prevalentemente di semola e acqua, come ad esempio il couscous che ho qui, che possiamo fare rientrare sicuramente nella categoria di pasta, da arricchire poi con i vari sughi molto saporiti che identificano il nostro territorio. Parliamo poi della tagliatella, della pappardella, piuttosto che della sfoglia da lasagna, o dei tortellini, dei ravioli, dei plin, insomma, ce ne sono veramente tantissime tipologie, dal nord Italia in giù, per dire gli scialatielli o le orecchiette pugliesi, insomma, sono certa che ci divertiremo insieme a vedere quante più preparazioni è possibile. Facciamo un pochino di teoria, come sempre in questi casi. Parliamo di pasta al singolare perché la concepiamo così, ma ne possiamo realizzare veramente di tantissime tipologie e tantissimi formati. Basta variare il rapporto tra acqua e farina, la qualità di farina che si mette, la granulometria o la tipologia di uova e la quantità di uova che andiamo a utilizzare per avere paste completamente diverse. E stiamo parlando solo degli impasti base, poi possiamo aromatizzarli e colorarle con vari polveri piuttosto che erbe o sughi che ne caratterizzano sapore e colore. O ancora possiamo giocare con i vari formati, corti o lunghi, con lo spessore, tagliolino, tagliatella e pappardella, ad esempio, che prevedono lo stesso impasto, ma andandolo a tagliare con una dimensione diversa otteniamo dei risultati assolutamente diversi, ognuno dei quali si presta a un condimento meglio di un altro. Quando si parla di pasta si parla di sfoglia, perché? Perché nella maggior parte dei casi, quando si fa una pasta ripiena piuttosto che una pasta da tagliare allo sangue, si sfoglia la pasta, quindi l'impasto dopo essere lavorato va sfogliato. Quindi, per mettere le mani in pasta anche voi insieme a me e realizzare i tutorial che vi proporrò, vi consiglio di munirvi di una spianatoia in legno o di un tagliere ampio, come nel mio caso, del mattarello che potete trovare sia in questa versione, che è la mia preferita, lungo e non mobile fisso, oppure in quest'altra versione con i manici e mobile, questo ruota, ci aiuta in alcune circostanze a lavorare l'impasto più comodamente. Ovviamente si può sfogliare a mano, che è sempre la scelta consigliabile per alcune tipologie di impasto, perché riusciamo a dare una ruvidezza diversa, o si può sfogliare con le macchine sfogliatrici, che invece sono mezzi più indicati per lavorare tipologie di impasto un po' più complicate, ad esempio la sfoglia quella realizzata con solo tuorli, che è meno elastica. Ma queste sono tutte cose che vedremo nel dettaglio. Direi che possiamo metterci all'opera, anzi, possiamo mettere le mani in pasta. Iniziamo.